Buongiorno agli amici di QDS.it, il sito internet del quotidiano di Sicilia. Siamo qui a parlare, purtroppo ancora una volta, di Covid, pandemia. Lo siamo con il commissario straordinario dell'emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa. Grazie, dottore, di essere Grazie a tornato da voi. noi. Allora, dottore, velocemente, la situazione è difficile, siamo in piena quarta, quinta ondata, adesso ho perso il conto delle ondate, la variante Omicron in Sicilia, tanti nuovi casi, tanti in ospedale, insomma, facciamo un piccolo sunto della situazione ad oggi. Sì, è un punto che mi pare assolutamente quanto mai opportuno, perché questa fase della pandemia è una fase un po' diversa dalle fasi che abbiamo conosciuto. Intanto perché è una fase che noi stiamo vivendo con i vaccini. L'anno scorso non avevamo questo privilegio, quindi il fatto di poter vivere questa pandemia con i vaccini ci mette sicuramente in una condizione di abbondante sicurezza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto noi abbiamo una popolazione schermata, su cui il virus rimbalza e rimbalza molto, è una popolazione purtroppo non schermata che è quella che in questo momento riempie le nostre corsie di ospedale, soprattutto le terapie intensive. Vorrei che si riflettesse su un dato che è un dato drammatico. Noi abbiamo l'85% dei ricoverati non vaccinati, sia in intensiva che in terapia non intensiva. Il che vuol dire che senza queste persone noi avremmo gli ospedali vuoti, con un'occupazione minimale. Ed è veramente un peccato perché il vaccino, cioè è ormai documentale che è un vaccino che ci mette nelle condizioni di poter supplire e di poter evitare il ricovero. Anche perché ormai anche la variante Omicron è una variante diversa, è una condizione epidemica diversa da quella che era lo scorso anno. Perché noi in questo momento abbiamo una condizione in cui i nostri ospedali, è vero che sono riempiti in modo pressante, importante, anche se non c'è la saturazione, però è anche vero che queste persone che sono, molte delle persone che sono ricoverate per patologie diverse dal Covid, ma che contestualmente si trovano positive al Covid. La Sì, infatti differenza è questa è una cosa. Sostanziale, noi stiamo già in l'ospedale di Partinico dovrebbe fare da apripista dei reparti dedicati a patologie multidisciplinari riservate a soggetti che sono positivi al virus SARS-CoV-2, ma che non hanno il Covid. Cioè un soggetto che è ricoverato perché deve essere operato di ernia, o un soggetto che è ricoverato perché deve essere operato di una frattura di femore, non è un malato di Covid, è un malato che probabilmente è positivo al Covid come lo siamo in tanti. Cioè in questa società tutti possiamo esserlo, perché la diffusione, la prevalenza dell'infezione è veramente importante in questo periodo. Noi solo al nostro drive continuiamo ad avere incidenze del 25%, 20-25% a seconda delle giornate. Quindi la differenziazione a questo punto va fatta. Noi dobbiamo distinguere, questa volta la pandemia è meno aggressiva, cioè i malati respiratori, quelli che hanno il Covid così come lo abbiamo conosciuto, ci continuano a essere. Sono quasi esclusivamente non vaccinati, ma sono sicuramente in numero inferiore di quanti ne conoscevamo prima. Quindi secondo lei è ora di fare delle distinzioni? Per quanto riguarda anche il bollettino, lei continuerebbe a farlo? Di che il bollettino, cioè dei casi, dei ricoveri, quello giornaliero, insomma. Ma il bollettino dei nostri ricoveri giornalieri, diciamo che da qualche giorno in modo empirico assistiamo a una, non dico diminuzione dell'afflusso nei pronti soccorsi, però a una stabilizzazione. Da qualche giorno riusciamo ad avere un saldo zero, significa che a Palermo tra i nuovi accessi e i dimessi c'è una certa equivalenza tra persone ammesse e persone dimesse. Questo che vuol dire? Ma di solito questo prelude a una condizione in cui si può, come dire, immaginare che si è raggiunto il plateau. E quindi Esatto. speriamo che così è. Non ne sono ancora certo, ma se non si è raggiunto, sono convinto che lo stiamo raggiungendo. Quindi da quel momento in poi dovrebbe scendere. Quindi picco vicino, secondo lei. Assolutamente sì.
So che non ama la colorazione arancione, rossa, gialla, eccetera, eccetera, ma insomma, qualche altra restrizione è prevista secondo lei? Almeno per un paio di settimane? Ma come noi diciamo da parecchio tempo, la restrizione è prevista dall'andamento della pandemia, ce ne accorgiamo. Il quantitativo di positivi che ci sono in giro, il quantitativo dei ricoveri, non c'è dubbio che debbono consigliare degli atteggiamenti prudenziali nei nostri comportamenti. Significa che non ci possiamo ancora permettere dei grandi assembramenti, significa che secondo me le partite non è ancora il momento di farle con gli stadi pieni, le feste di piazza, le manifestazioni con centinaia di persone, credo che non si possano ancora fare. Allora, se non si deve essere in assoluta austerità come eravamo nei termini del lockdown, come sempre amo dire, tra il lockdown e 60.000 persone allo stadio ci sarà anche una via di mezzo, che è la via di mezzo del buonsenso a cui tutti dovremmo fare riferimento. Cioè avere una vita semi-normale, sì, ma avere una vita completamente improntata a liberi tutti, con tutto aperto, neanche. Perché? Se dobbiamo aprire qualcosa, ma allora apriamo la scuola, certo, anziché sacrificare le attività didattiche. Poi, perché non ha senso se non aprire la scuola, chiudere la scuola e lasciare aperti i cinema, le discoteche, le palestre o altro. Cioè facciamo anche delle scelte che siano delle scelte di buonsenso, delle scelte intelligenti, perché solo così potremo uscircene. Dottore, ultima domanda, anzi ultime due. Omicron quanto è diffusa in Sicilia e soprattutto... Ormai ci sono conferme che sia meno pericolosa, soprattutto per chi si vaccina. Ma per i vaccinati ormai noi abbiamo abbondantemente conferme quotidiane che Omicron è poco più che un raffreddore o un'influenza. È estremamente diffusa in Sicilia, credo che dovremmo essere circa al 70-75% di Omicron, il che io lo intendo come una buona notizia, non una cattiva notizia. Dottore, la ringrazio sempre della gentilezza e speriamo che insomma vada tutto bene, ormai è un paio di anni che lo diciamo. Grazie, speriamo, dottore, di poterci sentire per commentare quello che è stato, non quello che è. Grazie. Non vediamo l'ora tutti, dottore, veramente. Grazie, dottore. Arrivederci, dottore.